Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Un grande augurio a tutti gli italiani per un 2023 di orgoglio e di ottimismo. Cominciato così l'anno di Giorgia Meloni. Pronti via, però, e scatta la prima polemica, quella sulle accise. Io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina. L'immigrazione e le stragi in mare sono state un grande scoglio per il 2023 della Premier. Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terrano. Accordi strutturali con i paesi del Nord Africa per fermare le partenze, anche per evitare il dramma delle morti in mare. E anche la guerra è stato uno dei tratti distintivi di questo anno. Siamo qui per ribadire che l'Italia c'è e per dire ancora una volta viva l'Ucraina, viva l'Italia. Due popoli, due stati, il riconoscimento all'esistenza e alla sicurezza dello Stato di Israele. Non sono mancate le battaglie sul tema del lavoro. Tra il reddito di cittadinanza e rubare c'è prima l'opzione di andare a lavorare. Il governo non è convinto che la soluzione sia la fissazione di un salario minimo legale. Con le conseguenti polemiche con la CGIL. Sono 30 anni che qualcuno mi fischia, sono cavaliere al merito. La Premier non ha risparmiato attacchi anche agli anarchici per il caso Cospito. C'è lo Stato italiano che è oggetto di attacchi da parte degli anarchici, con l'obiettivo di rimuovere un istituto che è il carcere duro. Ha dovuto affrontare anche l'alluvione dell'Emilia Romagna. E ancora polemiche, come quella sulla ministra Santanchè. La Santanchè che, come lei sa, sarà in aula mercoledì. Così come ha dovuto fare i conti anche con il femminicidio di Giulia Cecchettin. Sottoscrivo parola per parola il ricordo che il presidente Zaia ha fatto di Giulia, un fenomeno che continua a essere intollerabile. Fino al dibattito degli ultimi giorni sui temi economici. Bonus monopattini, banchi a rotelle, super bonus, i super buffi, sussidi a pioggia, il reddito di cittadinanza. No, quello non lo facciamo. E la conferenza di fine anno è stata rinviata per la seconda volta al 4 gennaio per problemi di salute di Meloni stessa. Non è stato un anno facile, non è stato sul piano anche di tenuta fisica. Ora il governo Meloni è atteso da un 2024 carico di lavoro e responsabilità. Non ti preoccupa. Danilo Lì.